Io, che te sai bene che mi documento, studio, mi sono informato da delle persone di lì e da Armando Librandi, che è un food blogger e si interessa di tutti i piatti della Toscana. Simona, buongiorno, ben Buongiorno trovata. Armando. Senti la scarpetta, io sto facendo colazione. Però qui fra un pochino si trasforma tutto, diventa una trattoria, un ristorante, vedo menù che cambiano tutti i giorni. Cosa succede in cucina? Che è anche la cucina. Allora, qui c'è anche la cucina e nella cucina ci sono io e c'è anche Ecco, Alessio. Ci siamo un po' tutti scusa un attimo e se ti interrompo, non parliamo di un forno a due. microonde, parliamo di Assolutamente una no. cucina professionale. Assolutamente no, parliamo di roba fatta lì per lì, con le dovute cotture di ogni prodotto, parliamo di prodotti di stagione, di un menù che si cambia ogni 2 giorni, in tal modo che i clienti abbiano modo di cambiare, di avere sempre la novità. Senti, siamo in via Attilio Frosini. Io Numero 41. capito spesso e Sì. trovo dei clienti affezionati. Sì, ci sono i clienti abituali, ci sono i clienti che vengono ogni tanto. C'è un po' di tutto. Ecco, poi il giorno clou è il venerdì a Sì, che si pranzo. fa il pesce. Arriva il peschereccio qui davanti e è a tutto pesce. Sì. Senti, e poi ti diletti anche ogni tanto a fare delle serate particolari. Sì, praticamente si fa delle serate a tema, tipo il prossimo venerdì sarà la serata hamburger contro lampredotto, poi c'è stata la serata del pesce, la serata della pizza, un po' a tema. Ci sarà quella dei jazz, se riusciamo a organizzarla. Un po' di cose, diciamo. Ecco, e poi fate anche l'aggregazione per il quartiere, perché insomma io, i commercianti si fermano qui a mangiare, fate Sì. delle scene qui, ma andate anche fuori a provare locali e vini particolari. Certo, assolutamente. Quindi diciamo, è come se fossimo via Attilio Frosini, un paesello, Sì, che e si questa è conoscono tutti con l'aggregazione. tutti. Praticamente noi siamo qui da 4 anni e da quando siamo arrivati noi, Via Frosini è diventata tipo una famiglia, in cui tutti si conoscono con tutti e qui si può fare una risata. Cioè, diciamo che la politica del nostro locale è quello. Tu vieni qua dentro per farti una risata e passare un minuto a sorridere, a dimenticare di tutti i problemi che ci sono, perché ci sono. Ovviamente caffè e cappuccini, le pizze e le schiacciate le fai tu. Sì, pizza schiacciata, cappuccini, poi si fanno le torte fatte in casa, primi, secondi. Senti, i tuoi menu li pubblichi su Sì, Facebook? si pubblica sulla nostra pagina di Facebook o Instagram la scarpetta caffè. Poi c'è il TripAdvisor che ora sto diciamo aggiornando, un po' su tutti i social più ricercati o comunque quello che riesco un po' a pubblicare. Senti, parliamo anche di prezzi perché bisogna parlare anche di cose dolenti. Allora, questo video è gratis. E Ok, perché ti invece devo tu, brava, e te sfruttare. quanto costi invece? Allora, i nostri menu partono da 6 euro a 10 euro per il pranzo, praticamente sono a 6 euro un primo acqua e caffè. Poi 8 euro contorno, secondo acqua e caffè, 10 euro completo. Poi per quanto riguarda le serate a tema, si parte da 10 euro in su. Essendo comunque delle cose diverse, si va da 10 euro a 40 euro. Oltre i 40 euro non siamo mai andati. Ovviamente arrivando a 40 euro è della roba comunque che ha di un certo livello, comunque molto, non che gli altri siano peggio, però molto più elaborata. Quindi appunto vuole Ecco, già poi quando sapere. sono queste serate a tema bisogna muoversi a prenotare perché vanno tutte Sì, esaurite. in Quindi, genere sì. benissimo. Allora ci Va vediamo bene, intanto per questa ci vediamo serata nella via. hamburger e È lampredotto. lampredotto, vediamo chi vince. C'è chi dice lampredotto, c'è chi dice l'hamburger. Secondo me vincerà il lampredotto. Vai, ci andrà a calci di rigore. Sì. Ciao Simona. Ciao, grazie Armando. Ciao Alessio, ci saluti? Ciao. Bene.